Buonasera a tutti, buonasera e ben Buonasera, buonasera. ritrovati. Siamo ancora qui, il nostro percorso micologico del venerdì sera continua. Vi ricordo che siamo l'AMI Umbria, il coordinamento delle associazioni micologiche dell'Umbria, con i sei gruppi micologici di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, Gubbio e Gualdo Tadino, che insieme abbiamo deciso quest'anno di poter offrire una serie di incontri virtuali, perché in presenza purtroppo non abbiamo avuto la possibilità. E come state vedendo, insomma, sono serate che toccano un po' tutti gli argomenti, ma in queste ultime tre, compresa quella di questa sera, andiamo proprio a toccare l'argomento che ci sta più a cuore, quello di farvi conoscere i funghi pericolosi, perché sono questi che dovete conoscere e di conseguenza evitare. Lascio la parola a Paolo che ci presenta la nostra carissima conduttrice della serata. E vi auguro una buona visione. Sì, buonasera a tutti. Ormai, diciamo, Patrizia, avete già avuto modo di conoscerla nei due precedenti incontri. Questa sera speriamo di concludere, questo interessante argomento, sui funghi tossici che giustamente, come diceva Andrea, noi come AMI Umbria gli abbiamo voluto dare, diciamo, una certa, importanza. La relatrice è Patrizia Granati, lavora presso l'Ispettorato Micologico di Terni e diciamo, è anche docente presso la scuola di formazione per micologi di Villa Umbra. Non voglio rubare più tempo, ti lascio la parola e ti auguro una buona discussione. Grazie. Eccoci. Bene. Eccoci qua. Allora, riprendiamo la nostra descrizione dei caratteri principali di riconoscimento dei più importanti funghi velenosi. Vi ricordate l'altra volta avevamo appena finito la descrizione dell'Entoloma sinuatum e avevamo iniziato con l'Entoloma sinuatum a parlare delle sindromi gastrointestinali, cioè dei funghi che provocano sindrome gastrointestinale a breve latenza, quindi diciamo dei disturbi gastroenterici che insorgono da diciamo pochi, anche alle volte appena alla fine del pasto, fino a 2, 3, 4 ore dopo il pasto. E per quanto riguarda i funghi, diciamo che provocano questi spiacevoli inconvenienti, questa sindrome, che è una sindrome con prognosi sempre favorevole, diciamo, però è una sindrome ricorrente. La maggior parte delle intossicazioni che noi vediamo nei nostri pronto soccorso, fortunatamente, sono dovute a queste specie che ci danno questi sintomi. Alle volte anche abbastanza seri, impegnativi, che però si risolvono fortunatamente nell'arco di 2, 3 giorni massimo di ricovero ospedaliero. O alle volte anche, insomma, nel giro di poche ore, ecco, si risolvono. Però dobbiamo fare innanzitutto una precisazione. Noi parliamo di sindrome gastrointestinale costante e
incostante, cioè di funghi che hanno una tossicità costante, come quello che abbiamo visto l'altra volta, l'Entoloma sinuatum. E che significa tossicità costante? Vi ricordate che comunque noi li trattiamo questi funghi, anche se li prebolliamo, se li cuociamo a lungo, in qualsiasi condizione noi li assumiamo, ci provocano questa sintomatologia. Quando invece parleremo di tossicità incostante, significa che abbiamo davanti delle specie che determinate persone magari riescono anche a consumare senza avere la sintomatologia, senza sviluppare la sindrome, mentre invece in altre circostanze possiamo avere anche effetti piuttosto seri. Quindi c'è una variabilità che può dipendere appunto anche dalla sensibilità individuale, che può dipendere dai trattamenti che vengono fatti a questi funghi e da come vengono cotti o prebolliti o trattati comunque, e possono dipendere evidentemente anche dalla concentrazione delle tossine, che può variare magari, dicevamo, a seconda del luogo di raccolta, a seconda dei fattori climatici, di tante peculiarità. Quindi adesso andiamo avanti con delle specie che provocano sindrome gastrointestinale costante, la cui tossicità quindi è sempre presente in qualsiasi situazione e con qualsiasi tipo di cottura. E una delle specie che mi preme di più descrivere e che provoca intossicazioni praticamente almeno nella nostra zona appenninica tutti gli anni praticamente è l'Omphalodus olearius. È un fungo, tra l'altro, che una volta conosciuto noi dovremmo sicuramente riuscire ad evitare. Adesso cercheremo di descriverlo per bene. È un fungo lignicolo che, vedete, cresce in questa modalità solitamente, cioè cespitoso unito alla base. Quando si presenta così si vede benissimo che è un lignicolo e si vede benissimo che è un cespitoso, no? Questi sono esemplari che ho fotografato cioè nel corso di una passeggiata, e vedete che sono esemplari molto maturi, molto colorati, e già in una fase avanzata, ecco, di maturazione, ma l'ho fotografati perché erano particolarmente belli, vedete, così con questa forma proprio a cespo, sembrano quasi veramente dei cespi di insalata. Ecco, più frequentemente lo troviamo così, invece questa è la fase giovanile, vedete, cuticola liscia, il cappello è concavo, è addirittura in butiforme qualche volta, e le lamelle sono, vedete, guardate qua, le lamelle sono decorrenti, sono lamelle abbastanza fitte, abbastanza regolari e decorrenti sul gambo. Una peculiarità è che alle volte, vedete, cresce come in queste due immagini che vedete qua e qua, cresce in modo tale da apparire terricolo e quindi può attrarre l'inganno, cioè può sembrare un terricolo e non un lignicolo, perché spesso è associato a una radice e quindi cresce in questo modo e può ingannare. E alle volte cresce anche singolo, come in questo caso, quindi può apparire come un terricolo e un fungo che ha crescita singola. Questo che comporta una possibile confusione che viene di solito fatta presente, cioè una possibile confusione con un fungo commestibile buono che vedremo dopo. Questa foto l'ho fatta all'ispettorato micologico, è una di queste giornate in cui portavano, perché ci sono dei periodi, no, nei funghi, allora ci sono dei periodi che spesso portano una specie al controllo, e qui si trattava, nello stesso giorno hanno portato due raccolte di Omphalodus, guardate come sono diverse. Allora, vedete bene la diversità sia nelle dimensioni e sia nella colorazione di questo fungo. E guardate queste, diciamo, questi carpofori più grandi,
Vedete la variabilità di colore? Può andare da questo colore arancio, fulvo, abbastanza carico, fino al giallo. E vediamo la confondibilità principale, quella che viene menzionata dai raccoglitori, dagli intossicati. Di frequente lo hanno scambiato con un Cantharellus del gruppo Cibarius. E vedete che in alcune sue manifestazioni, in alcune sue, diciamo, forme, può realmente essere abbastanza simile. Ecco. Però le diversità quali sono? Noi sappiamo che nelle cantarellacee non ci sono vere e proprie lamelle. L'imenoforo è costituito da piegoline, vedete qui, delle piegoline che non sono perfettamente regolari, ma anzi formano spesso delle anastomosi e non sono delle lamelle così fitte, regolari, perfette, vedete, come invece abbiamo nell'Omphalos solearis. La carne di questo fungo è giallastra, è all'interno. Quindi questo dobbiamo proprio evitarlo, assolutamente. In cottura, tra l'altro, diventa scuro, anche brutto come aspetto. Eppure tutti gli anni, ecco, ci sono queste intossicazioni. Una cosa che mi preme dirvi, sono intossicazioni parecchio violente e soprattutto il vomito è inquercibile e violento, tanto che qui vi devo raccontare un piccolo aneddoto al volo. Considerate, è talmente violento e talmente rapido l'insorgenza, è una sindrome che insorge abbastanza presto dopo il pasto, che abbiamo avuto un caso 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo esattamente, di una persona che aveva ingerito Omphalotus olearius e aveva ingerito anche Amanita falloides. E questo è stato un caso eclatante perché praticamente non c'è stato, ora forse diciamo ne aveva ingerita in piccola quantità, ma noi l'abbiamo rinvenuta nel residuo del pasto, però non ha sviluppato la sindrome falloidea. Quindi probabilmente ha avuto uno svuotamento gastrico talmente rapido del contenuto, insomma, dello stomaco, che l'ha salvato dalla sindrome. Ecco. E un altro fungo, un'altra specie che provoca, diciamo, sindrome gastrointestinale costante, benché raramente consumato, non c'è grande casistica di intossicazioni da ifoloma, è l'ifoloma fascicolare. Ecco, fortunatamente poco consumato, però è un fungo che quando viene consumato ha una tossicità costante, perché ci sono state intossicazioni provocate da questo fungo anche dopo prebollitura, cioè per esempio quando questo è stato provato, perché alcune intossicazioni ci sono state da conserva, quindi con funghi che erano stati prebolliti e quindi hanno provocato ugualmente la sindrome. Però ecco, fortunatamente si manifestano raramente casi di consumo da ifoloma. Allora, come si presenta l'ifoloma fascicolare? Quali sono i suoi caratteri distintivi? Vedete questa fotografia? Io l'ho scelta per questo particolare. Guardate. Allora, i colori esterni possono essere da giallo, giallo zolfo, ma anche questi colori più caldi, vedete, nelle tonalità del mattone, ecco, più pariche, diciamo. Mentre invece soprattutto i gambi, soprattutto le lamelle, inizialmente sono gialline, giallo, un giallo zolfino, e anche la carne internamente è giallo zolfo. Nascono con una cortina, da che lo vediamo? Da questi residui, vedete che rimangono sia al margine del cappello sia sul gambo. Queste sono le tracce di una cortina effimera. Ricordate la cortina che trovavamo nei Cortinarius? Cioè quella specie di
ragnatela densa che copre, diciamo, le lamelle prima della maturazione delle spore. Ecco, queste sono le tracce di una cortina simile a quella dei Cortinarius, però molto effimera, che sparisce presto, lascia solo questi depositi. E su questi depositi di cortina vanno a cadere le spore, che sono scure, vedete, grigio, grigio nerastre, e colorano quei residui di nerastro. Ecco, qui vediamo l'esemplare giovane con la cortina, poi la cortina resta solo in piccola quantità qui e al margine del cappello e va a colorarsi di nero, come di nero vanno a colorarsi le lamelle alla maturazione delle spore. Ora, una possibile confusione ci può essere con altri cespitosi lignicoli, perché questi ifoloma sono dei funghi lignicoli, cespitosi, saprotrofi, e la possibile confusione è con delle forme gialle di armillaria soprattutto. Ecco, io ho scelto ad hoc questa foto perché, vedete, solitamente l'armillaria, abbiamo detto, che è, scusate, sono andata avanti, è quella una cosa che vi voglio far vedere dopo, l'armillaria è un fungo che presenta, mi sembra di averne fatto un cenno precedentemente, presenta sempre un cappellino con una cuticola decorata. Spesso è molto squamettata, alle volte presenta comunque delle piccole asperità che noi, perlomeno passandoci un dito sopra il cappello, sentiamo come delle granulosità. Ecco, questo è un cappello molto poco decorato, ma se noi ci passiamo sopra un dito non riusciamo a sentire le asperità. Qui invece il cappello ha una cuticola completamente liscia. Cespitosi possono essere simili come colore, ma qui vedete, se noi guardiamo l'imenoforo, che è sempre quello che dobbiamo guardare, non ci dobbiamo fermare a guardare il colore dei cappelli, dobbiamo sempre cercare l'imenoforo, cioè l'imenoforo, cioè la parte dove maturano le spore, questa parte che in questo caso è formata dalle lamelle. Vedete che le lamelle qui sono diverse. Allora, qui abbiamo delle lamelle gialline inizialmente, che poi vanno a maturità a colorarsi di nero. Qui abbiamo delle lamelle sempre attaccate, adnate in tutte e due le specie. Qui possono essere leggermente nell'armillaria un pochettino più subdecorrenti, ma comunque la differenza è poca. Però qui abbiamo una colorazione bianca che resta chiara, in quanto le spore sono bianche nelle armillarie, mentre qui sono nerastre. Scusate ancora. Ecco, qui abbiamo un anello, un anellino membranoso. Qui abbiamo la cortina nell'altro fungo, nell'ifoloma. Che dire, ricordatevi dell'armillaria, lo ripeto, in questa situazione, cioè paradossalmente, vedete, voi avete davanti un fungo velenoso, ifoloma fascicolare, e un fungo commestibile con cautela, con molta cautela, direi io, con molta cautela. Pensate che provoca molte più intossicazioni l'armillaria mellea, che è un fungo commestibile e anche commerciabile, noi lo possiamo certificare, lo potete trovare a vendere al mercato perché la legge lo consente, ma è molto consumato, tra l'altro, però statisticamente dà molti più casi di intossicazione l'armillaria che non l'ifoloma fascicolare, che è un velenoso pericoloso, perché quando c'è la sindrome può dare anche un interessamento d'organo, un interessamento a livello epatico, quindi è una sindrome grave. Però, dico, come casi, ci sono molti più casi con l'armillaria che non con l'ifoloma. Ma perché? Perché abbiamo detto che quando noi parliamo di commestibile con cautela, se non seguiamo certi procedimenti di cottura, certe particolari cautele, non possiamo considerare questo fungo sicuro. Nel caso dell'armillaria bisogna sgambarlo totalmente, bisogna prebollirlo 15-20 minuti, i cappelli, buttarli nell'acqua bollente,
farli bollire e poi dopo gettare l'acqua e ricuocere questi cappellini come desideriamo, però fare la prebollitura con scarto dell'acqua. Ecco, e togliere assolutamente i gambi. Poi un'altra cosa importante che qualcuno mi ha fatto notare è che l'altra volta non avevo parlato del discorso delle gelate, cioè tra l'altro questo fungo qua, l'armillaria, non va mai raccolto dopo le gelate invernali. Quando comincia a gelare non si deve più raccogliere, perché stranamente sembra che il congelamento da crudo, e questo anche se noi cioè lo abbiamo questo effetto, anche se noi raccogliamo un fungo fresco, giovane, bello, facciamo lo sgambiamo, però lo congeliamo a crudo, sembra che il congelamento da crudo provochi in qualche modo una fissazione maggiore delle sostanze tossiche, delle tossine, in quanto sembra che siano dopo più difficilmente eliminabili con la cottura. Ecco, e quindi è sconsigliato vivamente la raccolta dopo le gelate notturne e anche il congelamento da. Queste sono tutte le cautele riguardo all'armillaria. Scusate se l'ho fatta un po' lunga, ma è importante perché tutti gli anni anche l'armillaria provoca guai. Ora una cosa per i raccoglitori che tante volte ci portano i campioncini. Questa è una bruttissima foto, no? Però è una foto importante perché l'ho fatta, stavamo facendo un'escursione e vedendo sta cosa dico fammi fare una fotografia perché la voglio far vedere ai corsi, no? Cioè come possano crescere realmente mescolati sullo stessa ceppaia, mescolati completamente, due tipi di funghi diversi, due specie diverse. In questo caso noi abbiamo, vedete, i foloma qui, armillaria qui. Questo per dire che non è che noi quando facciamo le favole, quando ci raccomandiamo ai nostri raccoglitori che ci portano i funghi, non portate l'esemplare singolo, non ci portate il campione. Se raccogliete un cespo di funghi, non ci portate il campione, portateci a controllare tutti i funghi, perché in quel cespo noi possiamo trovare anche specie diverse. Ecco nella riprova. Adesso un altro, altre due specie completamente diverse e importanti però da conoscere per chi soprattutto va a raccogliere le cosiddette morette, i fratini, per intenderci quei tricoloma grigi commestibili. Allora, i tricoloma abbiamo detto sono dei funghi che non presentano un velo generale, qualche volta una leggera cortina, possono presentare un anello cotonoso, ecco, o anche membranoso, ma in rari casi, genere tricoloma. Ecco. I tricoloma grigi sono sempre da fare controllare a micologi qualificati, perché ci sono un sacco di possibilità di errore nella raccolta delle morette, quindi non fidatevi troppo delle vostre conoscenze. Allora, i più pericolosi sono il Tricoloma pardinum e il Tricoloma filamentosum, che sono due specie molto molto simili, quasi del tutto uguali, che si differenziano un po' per gli habitat. Diciamo Tricoloma pardinum è più di bosco, più fresco, faggio, abete. Tricoloma filamentosum è più diffuso invece nel bosco più caldo delle nostre zone. Ma sono realmente molto simili. Vedete quali sono le caratteristiche? Allora, sono dei funghi non necessariamente grandi. La taglia può essere anche piccola o più spesso una taglia media. Però la caratteristica vera è la carnosità,
cioè sono dei funghi che hanno una carne molto bella, compatta, soda, un gambo non cedevole quindi, ma pieno, e che resta pieno anche a maturità. Questo per differenziarlo dalle cosiddette morette. Ce ne sono alcune della sezione atrosquamosa che in gioventù hanno diciamo un gambo che sembra abbastanza compatto, però a maturità tendono tutte un po' ad averlo cedevole. Poi nel gruppo della sezione terrea sappiamo che il gambo è invece proprio cavo e quindi cedevole già in partenza, perché appunto all'interno è cavo. Vedete che il cappello nel Tricholoma pardinum è un cappello bello vellutato e anche squamettato. Vedete che questa porzione che è così vellutata è un po' tomentosa, diciamo, si solleva a formare delle squamosità, e queste squamosità sono uniformemente, abbastanza uniformemente diffuse su tutto il cappello nel Tricholoma pardinum. Nel Tricholoma filamentosum, che vediamo qua, invece queste diciamo squamettature sono più rare. Sono più presenza di queste fibrillosità, diciamo, un po' grossolane, applicate, non fibrille radiali, come quelle che danno quella lucentezza metallica. Qui non abbiamo una lucentezza metallica, abbiamo delle fibrillosità o questa sorta di vellutato che va a desquamarsi, a formare tante squame. Ecco, l'aspetto compatto, la carne compatta, abbiamo visto prima, non vi ho detto, questo qui non è pioggia. È una secrezione trasparente che possiamo trovare negli esemplari molto giovani, molto freschi, sia del Tricholoma pardinum che del Tricholoma filamentosum. E anche questo alone un po' ocra la base non è un caso, diciamo, soprattutto con la manipolazione, ma anche un po' naturalmente, possiamo avere questa tonalità leggermente ocracea. Ecco, vedete che si ripresenta qui in questa foto sia esternamente che internamente qui alla base, questo pochino di ocraceo. L'odore è un odore buono, purtroppo inganna, perché è un odore buono farinoso. Altro, scusate, c'era un piccolo confronto, ma già ve ne ho parlato prima. Ecco, qui abbiamo questo Tricholoma filamentosum velenoso e qui ho messo per confronto un Tricholoma basi rubens, che è uno di quelli che hanno caratteristiche di una carne inizialmente abbastanza soda, più simile, più confondibile con quella del Tricholoma filamentosum, tra le morette commestibili. Ecco, Tricholoma basi rubens fa parte della sezione atrosquamosa, dove troviamo degli odori molto diversi dalla farina semplice che troviamo nel Tricholoma filamentoso, ma abbiamo degli odori più con una componente un po' pepata, un po' speziata, degli odori parecchio complessi e diciamo penetranti, ecco, particolari. Per il resto un po' simile può essere nel cappello, nel fatto che comunque è un feltrato squamettato anche il basi rubens, anche se il basi rubens, come tutti gli atrosquamosi, hanno una squamettatura più sottile, diciamo, rispetto a quella del Tricholoma pardinum o del Tricholoma filamentosum, che addirittura ne presenta poche di squame, ecco. Una caratteristica del basi rubens, quello commestibile, vedete a confronto, questa colorazione alla base è rosa, anche molto vivace, anche rosa fucsia, che può comparire, diciamo, può esserci e non esserci, ma quando c'è è un indice di commestibilità. Come le macchioline azzurre alla base del gambo sono un indice di commestibilità di un'altra specie molto simile, che è il Tricholoma ori rubens.
Giusto una parola su Tricoloma giocerandi. Tricoloma giocerandi, giusto per dirvi che ci sono dei velenosi tra questi tricolomi grigi a cui dobbiamo stare attenti quando si va per morette. Ecco, Tricoloma giocerandi è una specie che, di cui non abbiamo casistica recente di intossicazioni, fortunatamente. Sono molto antiche le intossicazioni riferite a questo fungo, intossicazioni però gravi. Vedete che io ho messo sindrome gastrointestinale costante? Perché? Perché in realtà non abbiamo casistica e quindi non possiamo, diciamo, è una casistica troppo bassa e lontana nel tempo per poter essere certi esprimersi con certezza sulla tossicità reale di questo fungo. Però sappiamo che sono state descritte in passato delle intossicazioni dovute a questa specie anche di grave entità e quindi è una specie che va guardata con molta attenzione, diciamo. È una specie che si dava pochissimo diffusa in Italia, nel senso che si parlava di qualche rinvenimento in Lombardia, in un ambiente particolare delle groane lombarde, poi dopo si è parlato di rinvenimenti in Liguria, ma in questi ultimi anni, io parlo in quest'ultima decina di anni così, in realtà anche in Centro Italia è stato segnalato, quindi potremmo anche trovarlo. Anche personalmente una volta mi è capitato di vederlo, una volta sola all'ispettorato e poi un'altra volta a una mostra micologica. Però ecco, un paio di volte l'ho visto. La caratteristica che ce lo fa riconoscere in realtà è molto simile a un Tricoloma terreum come aspetto, soltanto appena il cappello un pochettino, diciamo, più brillante, soprattutto quando è bagnato dalla pioggia. E qualche volta qualche sfumatura, vedete, così un pochettino ocracea, il gambo flessuoso, spesso abbastanza allungato, ma una caratteristica importante è l'odore, di cimice, caratteristico di questo fungo. Quindi diverso da tutti gli odori che possiamo trovare nelle morette commestibili, che vanno dal subnullo a leggermente farinoso, a quello speziato, particolare, aromatico che vi ho detto prima, ecco, ma non odore di cimice. Quindi se sentiamo in una moretta un odore di cimice, allertiamoci perché non è una moretta commestibile. Ecco, vedete, per il resto, se no, molto simile a un tricoloma della sezione terrea. Oh, poi qui un breve cenno a tre tricolomi grigi, sempre da cui ci dobbiamo guardare, che sono dei sospetti velenosi, perché anche qui diciamo, la casistica è difficile da fare. E la sindrome sicuramente è una sindrome gastrointestinale incostante, non grave come quella e costante come quella del Tricoloma pardinum e del Tricoloma filamentosum. Però sono tre tricolomi che hanno una particolare, nelle diversità, una particolare lucentezza della carne che li contraddistingue, della cuticola del cappello che li contraddistingue, per la presenza di fondo di una cuticola fibrillosa e poi un particolare carattere organolettico, cioè hanno la carne amarescente e successivamente alla masticazione anche piccante. Quindi questi due caratteri li uniscono. Allora, questo che vedete qua è il Tricoloma virgatum, che vedete anche l'ambiente tipico è quello di Pecceta. Ecco, è caratterizzato da questo aspetto molto brillante, argenteo addirittura, acciaio, luminoso, e questo umbone acuto, vedete così, e questa cuticola particolarmente lucente.
i caratteri organolettici, l'ho detto prima, come odori non sono odori particolari, è il sapore che ha quella caratteristica di particolarità. Vedete, un altro tricoloma, questo molto diffuso da noi, sottofaggio, è il tricoloma Schodes, è lo stesso sospetto di velenosità. E vedete questo aspetto sempre brillante, metallico, della superficie del cappello, ecco, con queste striature. Anche questo ha un umbone abbastanza acuto. L'ho messo, vedete, in contrapposizione con il tricoloma Terreum, classico proprio, ecco, comunque altri tricoloma della sezione terrea che possiamo trovare anche sotto la difoglia, potrebbero essere simili. Alle volte ricordatevi che i tricoloma della sezione terrea hanno questo umbone acuto, questa forma un pochettino in ocipoide, vi ricordate, ne parlavamo anche la volta scorsa delle confondibilità, però qui abbiamo nel commestibile abbiamo questa caratteristica feltratura che qui non c'è, qui c'è una cuticola liscia, fibrillosa, completamente liscia, fibrillosa, brillante con questi riflessi metallici. Un terzo tricoloma, sempre sospetto grigio, sospetto di tossicità e a tossicità incostante e che troviamo molto frequente sotto le latifoglie qui nostre appenniniche, è il tricoloma Bresadolanum. Questo tricoloma Bresadolanum ha questo aspetto sempre lucente, metallico, cappello fibrilloso, fibrilloso però con delle fibrille che vanno poi rompendosi a formare un disegno a squame. Disegno che vedete è ripreso anche a livello di gambo, vedete che è tutto suddiviso a formare una sorta di disegno a squame. Ecco, lo vedete nel raffronto con sempre con un tricoloma della sezione terrea che ha una leggera squamettatura in questo caso, vedete? Feltrato, quindi non brillante, non brillante. L'aspetto un pochettino più lucente, le morette lo hanno magari quando sono bagnate, ecco. Quando fa una pioggia, allora diventa un pochino più difficile distinguere le specie perché appaiono più brillanti nella cuticola. Ecco. Questo è tutto grigio, considerate anche la lamella è più grigia, hanno un effetto di grigio, grigio argento completo su tutto il carpoforo. Qui abbiamo un gambo generalmente più bianco, le lamelle bianco-grigiastre e il cappello grigio feltrato squamettato. Dopo aver parlato di questi trigolomi che ci possono confondere quando andiamo a morette, parliamo di un altro gruppo molto importante che mi sta a cuore, che sono gli agaricus. Allora, normalmente i raccoglitori che vengono, e quando gli scartiamo certi agaricus perché sono tossici, ma mi sono sbagliato, ma che non sono pradaioli questi? Convinti alcuni che i pradaioli, cioè gli agaricus, siano tutti commestibili. In realtà sappiamo bene che gli agaricus non sono tutti commestibili. Qui in questa foto, che è di Andrea di Arcangeli, mi sono dimenticata di mettere il nome in questo caso, mi perdonerà, si vede proprio bene una caratteristica che ci deve colpire. Vedete? Qui abbiamo un agaricus della sezione Xanthodermatei. Allora, noi quali sono gli agaricus che dobbiamo considerare tossici? A sindrome gastrointestinale incostante, perché l'abbiamo precisato prima che significano, però tossici e che provocano frequentemente intossicazioni, perché frequentemente sono raccolti. Gli agaricus tossici sono gli agaricus tutti quelli che appartengono alla sezione Xanthodermatei, dopo vediamo che significa, più un agaricus che è l'agaricus Bresadolanus, che in realtà è diciamo fuori di questa sezione, fa parte di un'altra sezione degli agaricus.
Allora, da che cosa sono caratterizzati gli xantodermatei? Gli xantodermatei sono caratterizzati più o meno, diciamo, quasi tutti, perché non tutti tutti, dall'avere questo tipo di ingiallimento, che è un ingiallimento temporaneo che compare allo sfregamento o al taglio, soprattutto in questa specie, siccome è un ingiallimento parecchio violento, compare facilmente anche quando si sfrega il cappello. Però dov'è che lo possiamo vedere meglio? Lo vediamo soprattutto alla base del gambo. Quindi l'operazione prima che dobbiamo fare è quella di tagliare la base del gambo, sfregarla e vedere se per caso compare all'improvviso allo sfregamento un giallo abbastanza, diciamo, un giallo quasi limone, cromo, un giallo cromo. Ecco, se compare questo giallo e se insieme alla comparsa di questo giallo compare un odore tipo di inchiostro, un odore di sostanze chimiche, fenolico. Allora, se ci sono questi caratteri, o se compare anche solo uno dei due caratteri, questo ingiallimento subitaneo, oppure l'odore di fenolo, questo agaricus proprio non lo raccogliamo per niente, perché sicuramente fa parte della sezione xantodermatei, o comunque è un agaricus da non consumare. Ecco, e adesso andiamo avanti, vediamo qualche specie. L'agaricus xantodermus è il capostipite di questa classe di agaricus tossici. Si può presentare tutto completamente bianco e in questa veste resta più confondibile con gli altri agaricus buoni da mangiare. Ecco, vedete, qui è abbastanza bianco, però frequentemente in questo agaricus compaiono delle sfumature grigiastre. Quando noi vediamo una tonalità un pochino grigiastra in un pratagliolo, dubitiamo subito, perché questa tonalità che dà sul grigio, un po' su questo grigio sporco, frequente è negli xantodermatei. Vedete, poi dopo ci possono essere cuticole tutte lisce, cuticole squamettate come in questo caso. Anche questo è un agaricus xantodermus. Vedete al taglio alla base questo giallo che compare? È un giallo che compare e dopo qualche minuto scompare. È associato a quell'odore sgradevole che vi dicevo, che però non sempre è così forte. Ecco, vedete? Qui un cappello bianco perfetto, non squamettato, questi invece avevano il cappello squamettato in questo modo, è più grigio, sempre degli agaricus xantodermus, sempre tossici. Questi quando si cuociono si sente quell'odore forte di fenolo, di inchiostro. Ho provato a cuocerli per fare i cotti per un corso, è veramente un odore bruttissimo. Ecco, sul campo, ecco, una cosa che c'è da dire, questa è un'altra di quelle, di quei generi, gli agaricus sono, dove frequentemente i miceli sono mescolati, cioè è facilissimo nella stessa stazione di crescita trovare degli agaricus commestibili e tossici. Questo ve lo dico perché nei canestri raccolti nello stesso postazione, capita con una certa frequenza di trovare specie tossiche e specie mangerecce, specie commestibili. Quindi è un problema questo. È un problema negli agaricus perché vedete che ci sono delle specie che sono realmente confondibili. Un agaricus xantodermus bianco così è molto simile, per esempio, a questo tipo di agaricus silvicola o un agaricus arvensis, cioè a degli agaricus che appartengono alla sezione arvensis, che è una sezione di buoni commestibili,
che hanno tra l'altro la caratteristica di avere anche loro un ingiallimento, ma è un ingiallimento diverso, vedete, è un ingiallimento che noi possiamo trovare già nel fungo sul terreno, un ingiallimento quindi spontaneo, non necessariamente determinato dal tocco, che si può manifestare o accentuare anche con il tocco, ma che è un ingiallimento che diventa permanente e anche un giallo diverso. Quindi qui nel tossico abbiamo un ingiallimento momentaneo associato a un odore sgradevole tipo inchiostro. Qui abbiamo un ingiallimento che quando compare è un ingiallimento permanente e che è associato solitamente a un odore più o meno forte di mandorla amara o di anice, odori di questo tipo. Quindi qui siamo nel commestibile e qui nel tossico. Ecco, questa è un'altra specie appartenente agli Xanthodermatei, è l'Agaricus melleri, che è molto più decorato sul cappello, ingiallisce dappertutto, però quello su cui volevo porre l'attenzione è che esistono degli Agaricus che invece sono tossici e ingialliscono pochissimo. E hanno delle decorazioni sul cappello che ricordano molto degli Agaricus che vengono raccolti, diciamo, come buoni commestibili e che hanno un arrossamento, magari non eccessivo in tutta la carne. Adesso vediamo, vi faccio vedere un'altra specie. Allora, questo considerate che è sempre un Agaricus della sezione Xanthodermatei. Ha un cappello che assomiglia molto a quello di alcuni Agaricus commestibili della sezione sanguinolenti, che hanno un arrossamento interno nella carne, e questo considerate che alla base del gambo può anche non ingiallire per niente. Quindi questo non per spaventare, però per dirvi che gli Agaricus vanno sempre, sempre, sempre fatti controllare ai micologi, insomma, a portarli negli ispettorati o comunque nei gruppi micologici, comunque farli controllare a micologi esperti, perché gli Agaricus sono difficili e ci sono delle specie tossiche che manifestano poco quei caratteri eclatanti che ho detto prima e che sono ugualmente però pericolosi e ci possono provocare disturbi, insomma, anche di una certa entità. Vedete? Considerate che questo è quello che vi dicevo prima, commestibile, e questo è il tossico. Guardate come sono simili. Questo ha solo questo arrossamento così che si manifesta nella parte alta del gambo, qui, e considerate che un pochino di rosellino anche qui c'è, leggero, leggero. Nel tossico. Quindi abbiate veramente questo senso di rispetto per gli Agaricus perché possono imbrogliare. E poi un caso a parte, fuori dalla sezione Xanthodermatei, c'è questo Agaricus bresadolanus che sempre più frequentemente ci sta dando problemi perché è un Agaricus che cresce nei giardini, nei parchi, quindi alle volte viene raccolto anche sotto casa. Dice, ma dove crescono i pratajoli nel giardino, non li raccolgo? Nell'orto, vedete? Ha questa caratteristica di avere, può essere anche tutto bianco, però questo cappello presenta queste squamette più fitte al centro, più rade al margine, però delle squamettature abbastanza, vedete, grossolane. Anche bianco su bianco, se no grigio su bianco in questo modo, e questa radichetta alla base, vedete? Questa è una caratteristica, questo cordone miceliare parecchio evidente, che però alle volte nella raccolta noi non raccogliendolo bene non lo vediamo. Ha il cappello un po' troncoconico, ma soprattutto, ecco, non ci fidiamo di raccogliere i pratajoli che crescono sotto casa o nel parco dove andiamo a correre, come è successo in alcuni casi di intossicazione. Considerate che questi, quando cominciano a uscire, escono in grande numero e un sacco di persone ci portano questi pratajoli al controllo e ci sono stati diversi casi di intossicazione.
Questo considerate che può avere anche un odore leggermente gradevole, anche anisato, oppure leggero odore di fenolo alla base del gambo, oppure nessun odore particolare, odore fungino semplice. Quindi vedete quanto sono complicati gli agaricus. Abbiate un certo timore nel raccoglierli e la giusta dose di prudenza. Ecco. Questi in sezione non manifestano, se non leggermente questo, vedete un leggerissimo ingiallimento. Qualche boleto, cioè che altri funghi ci possono provocare intossicazioni gastroenteriche. Alcuni boleti che facevano parte dei boletus, sezione luridi per intenderci, venivano raggruppati, dico, nella sezione luridi, perché poi vedrete quando ci sarà la serata sulle boletacee, vi sarà spiegato che recentemente da questo gruppo di boleti in realtà sono nati dei generi diversi, perché in realtà si è visto che le differenze filogenetiche tra di loro, la distanza filogenetica è abbastanza grande e quindi sono andati a finire in generi diversi. Allora, il nostro Boletus satanas, che è il Boletus tossico per eccellenza, è diventato Rubroboletus satanas, ma comunque queste boletacee che a noi debbono un pochettino preoccupare hanno generalmente come carattere comune il fatto che vedete la parte meniale dei pori tende con la maturità ad arrossare, ecco, e quindi potremmo avere un imenoforo completamente rosso così, ma non sempre, alle volte diventa leggermente aranciato, qualche volta purtroppo rimane giallo. Dico perché purtroppo rimane giallo? Perché così lo possiamo più facilmente confondere con altre specie. Per esempio, vedete, questo è un fratello, un cugino stretto, diciamo, un parente molto stretto del Boletus satanas. E in questo caso noi abbiamo un imenoforo, qui, questi pori, che possono rimanere completamente gialli. Vedete, ha un bellissimo alone rosa qui, delle tonalità che possono essere rosate qua, un bel reticolo. E considerate che è la stessa tossicità del Boletus satanas, le stesse tonalità della carne, che sono giallino chiaro, quasi biancastro, con una, diciamo, un viraggio all'azzurro non eccessivamente forte, ma che si va piano piano a diffondere sull'intero carpoforo partendo dal cappello, e la carne, vedete, abbastanza bianchiccia, e un odore in entrambe le specie che va diventando, di soprattutto a maturità, un senso di putrido, un odore un po' nauseabondo, soprattutto nel Boletus satanas, ma anche in questa specie a maturità. Ecco, sono molto caratterizzati da questo. Questo è un altro boleto a pori rossi, sempre facente parte di quella sezione ex luridi, e Boletus lupinus, che è considerato tossico. Cioè, la tossicità di queste boletacee noi la chiamiamo tossicità incostante perché in alcuni casi con dei trattamenti molto drastici di bolliture in qualche zona particolare sappiamo che vengono anche consumati, però la loro tossicità è acclarata, voglio dire, ci sono persone che finiscono in ospedale consumandoli, ecco, ci sono stati casi anche da noi. Sia noi
Noi ne abbiamo avuti, per esempio, all'ispettorato a Terni, sia col Boletus Adanas, sia col Boletus Pulcrodintus, casi di intossicazione. Ecco, per finire, questo bellissimo Boletus Rhodoxanthus, oggi rubro Boletus Rhodoxanthus, vedete che ha un cappello abbastanza simile a quello del Boletus Adanas, però ha delle tonalità rosate al margine e questo arrossamento dei pori e il reticolo bello rosso vivace. Considerate che questo Boletus Rhodoxanthus, anche questo in alcune zone, per esempio in Sicilia, c'è un certo consumo di questo fungo, ma dopo bolliture ripetute, più di una bollitura, cioè è da considerare tossico per noi. Vedete che in realtà, per esempio, rubro Boletus Pulcrodintus con queste tonalità potrebbe essere confondibile con il Boletus Regius, che è consumato e apprezzato. Ricordatevi sempre che le boletacee comunque vanno cotte bene e a tal proposito, visto che sta scadendo il tempo e stavolta chiudo proprio, una parolina ve la vorrei dire sui leccinum, che sono dei funghi per tutti noi considerati commestibili una volta scartato il gambo, ma che dobbiamo cuocere molto bene, prolungatamente, perché altrimenti anche loro possono provocare delle intossicazioni. Con questo veramente chiudo, vi saluto tutti e spero che sia stato utile quello che ci siamo raccontati. Sì, grazie Patrizia. Non so se Andrea c'ha qualche problema, c'è il microfono chiuso. Io? No, ce l'ha Andrea. Sì. Ok, benissimo, molto molto bene. Abbiamo concluso la carrellata informativa relativamente ai funghi velenosi. Concluso tutti i funghi tossici, sia chiaro, non è che abbiamo parlato di tutti i funghi tossici, Ma ce ne sarebbero. L'incontro era le principali specie, no? Per cui esatto, abbiamo fatto una trattazione molto approfondita comunque. Complimenti, Patrizia. No, speriamo anche utile, ecco, speriamo utile. Poi sicuramente durante il nostro percorso, quando si affronteranno i singoli generi, tutti sono funghi tossici, ne verranno descritte le diverse caratteristiche. Sicuramente nella trattazione dei generi poi dopo torneranno tutte le notizie e ne verranno di nuove. Bene, però non sei libera, Patrizia, perché ci sono delle interessanti domande che ti hanno fatto degli ascoltatori. Pregherei Leonardo, se così cortesemente, lui che lavora sempre dietro le quinte senza mai esporsi, a mandare in sovrimpressione, mi sembra la prima domanda che abbiamo visto era di Diego Marchetti relativamente alla distinzione tra Tricholoma pardinum e Tricholoma filamentosum. Lui dice qualcuno forse pensa anche che siano la stessa cosa. Allora, precedentemente venivano considerati la stessa cosa e veniva considerato il Tricholoma filamentosum una varietà del Tricholoma pardinum. In realtà sembrerebbe che le indagini molecolari più recenti abbiano confermato che in effetti sono due specie distinguibili, due specie diverse, anche se hanno tanti caratteri in comune, come dicevo prima, hanno molti molti caratteri in comune, ma sembra che siano due buone specie diverse anche da un punto di vista genetico.
Bene, credo che sia stata chiara e quindi hai soddisfatto la richiesta. Un'altra domanda una domanda di Paolo Salemme, il quale dice, più che una domanda, forse ecco, una considerazione. Alcuni anni fa, nei paesi dell'ex Jugoslavia, alcuni agaricus della sezione xantodermatei venivano somministrati anche nei ristoranti. E come si può vedere dalla sovrascritta, no, non c'erano sempre delle conseguenze, soprattutto diciamo con dei disturbi digestivi. Sì, appunto, è quello che dicevamo prima a proposito della tossicità incostante di questi funghi. In effetti, anche a me è giunta notizia, per esempio, anche all'atto del controllo, così, oppure parlando con i raccoglitori. Di persone che hanno consumato senza problematiche eccessive, senza per dire dover ricorrere al discorso del pronto soccorso, abbiano consumato agaricus xanthodermus, ma accertato. Purtuttavia ci sono persone che invece finiscono in ospedale con disturbi abbastanza impegnativi. E quindi è un fungo comunque da considerare per noi tossico, anche se noi siamo consapevoli che alcune persone possono tollerare il consumo di questi funghi. E appunto per questo si fa quella distinzione tra la tossicità costante e la tossicità incostante di alcune specie. Non so se ho soddisfatto la domanda, però è un dato reale questo, che alcune specie degli xantodermatei vengano anche consumate da alcune persone senza problemi rilevanti, magari con qualche No, leggero problema digestivo. no, te lo confermo anch'io perché anch'io so di persone che hanno consumato, ecco, questa Sì, specie ma per senza certo, che l'hanno consumato per conseguenze. certo, sì. Sì. Pier Francesco Sirica ritorna ad Armillaria Amelia, o più forse in generale al genere Armillaria. Dice: cara Patrizia, ma tu hai insistito molto sull'eliminazione dei gambi, ma c'è una ragione di velenosità da parte di questo carpoforo? Io non lo so, non so dirti se è solo una questione. Innanzitutto, sicuramente è un gambo indigeribile come la maggior parte dei gambi dei funghi lignicoli. Ecco, perché noi ci possiamo sentire male anche quando consumiamo i pioppini, per dire, Agrocipe gerita o come ci piace chiamarla adesso, Ciclocibe cilindracea, come vi piace di più, però quando consumiamo quei funghi lì che sono perfettamente commestibili, se noi consumiamo i gambi riusciamo ad avere intossicazioni anche con l'Agrocibe gerita. Quindi il consumo di un gambo che è così fibroso e indigeribile sicuramente può provocare dei disturbi gastrointestinali. Poi se il discorso dell'armillaria, questo non so dirti se c'è un discorso di tossicità, ma non è, è la sgambatura, vale per tutti i funghi fibrosi. Soprattutto per i funghi lignicoli, insomma, lo sono in maggiore misura. Quindi è un problema in più che si crea nel consumo della millaria se mangiamo anche i gambi. Ecco. Alcune Benissimo. volte, per esempio, nelle intossicazioni c'è stata, cioè, per essere un pochino più precisi, no? Quando abbiamo le intossicazioni d'armillaria, qualche volta capita che troviamo i pezzi di gambo, magari ci hanno detto che li hanno fatti anche bollire, per dire. Quindi può darsi che anche il consumo stesso di una cosa talmente indifferibile in quel modo provoca il danno, sommato a un eventuale residuo di tossicità che magari non è stata completamente eliminata con la cottura sufficiente. Quindi è una concomitanza, si accresce il rischio. Ecco, secondo me è questo. C'è un contributo di un ascoltatore, leggo Domenico Arcoria, ecco.
sostiene che nella parte, diciamo, la fibrosità, che nei gambi ci sia una concentrazione di emolisine che aggrediscono i globuli rossi. Questo, Ecco, ecco, mi dà questo non so contributo. dirlo con esattezza, non è facile, non tutto è stato compreso. Anche il discorso stesso dell'influenza del gelo nel fungo crudo, non credo sia stato completamente chiarito, però è un'evidenza. Ecco, è un'evidenza che il consumo dei gambi porta a un maggiore frequenza di intossicazioni, è un'evidenza che il consumo di esemplari cotti crudi, congelati crudi, porta a una maggiore evidenza di intossicazione. Ma adesso tutti gli studi devono proseguire, secondo me. Poi magari ci può essere questo fatto. Dimmi, Andrea. Paolo Salemme fa un'ultima domanda. Dice: in Umbria i Sì. pioppini, quindi agrocibe gerita o ciclocibe cilindracea, come vogliamo chiamarli, ma fino a che quota li possiamo trovare? Ah, questa è una domanda adesso a cui nemmeno saprei rispondere con esattezza. Soprattutto si trovano in zone, cioè, ma anche planiziali, cioè media collina, adesso non credo a grandi altezze, cioè non lo so poi. Non so, Andrea, se sai rispondere tu. Ma no, fino a quando troviamo le essenze arboree che loro gradiscono, e dato che sono quelle che dici te, insomma, che si trovano piuttosto in basso, non credo che li troviamo Cioè, a perlomeno adesso, 1500 cercando nei metri. ricordi. Sì. Paolo, tu ci puoi dare un contributo? Ma non c'ho, diciamo, ecco, né conoscenza né esperienza diretta di trovare questa specie a quote sopra gli 800 metri. Questo non, però nulla vieta che Escluderlo magari ci sia assolutamente. qualche caso in cui sia stato possibile, ecco, rinvenirli anche a quote più alte. Infatti. Bene, e per ultimo mi unisco agli innumerevoli complimenti che ti sono arrivati e i saluti da tutta Italia. Grazie, troppo buoni. Lascio la parola a Paolo per i saluti finali e ci vediamo alla prossima. Va bene, anch'io saluto tutti. E ringrazio Patrizia, Andrea e tutti coloro che hanno partecipato a questo interessante incontro. Buonasera. Buonasera, Grazie buonanotte.